Lo sapevate che la gratitudine migliora la vita? Infatti fa bene al corpo, alla mente e anche agli altri. Diversi studi dimostrano infatti che è un predittore di buona salute, sia fisica che psicologica. Ma non solo, questa emozione positiva triggera anche la reciprocità, incentivando pensieri e comportamenti altruistici. Quindi sarebbe d'uopo coltivarla per vivere meglio e innescare un circolo virtuoso di amore. Una tecnica sperimentata e provata per sviluppare la gratitudine consiste nel riflettere attivamente sulle robe belle che ci circondano. Tramonto, i gattini, la figura ambigua di Boring. Ma dovremmo celebrare anche il progresso globale. Oggi vi lancio qualche motivo di speranza dopo avervi incupito nello scorso video e aver bellamente ignorato i risultati del sondaggio. Ehi, benvenuti su Building Italy, dove vi parlo di robe belle, per essere un'alternativa alle notizie catastrofiste che danno gli altri. Ma cos'è questo set? Ma non lo puoi fare? Ma è finto, un omaggio, un'eccezione al copyright grazie all'uso trasformativo. E poi ho il certificato. Non funziona proprio così. Comunque, c'è questa credenza diffusa che il mondo stia andando a rotoli e gli italiani sono i più pessimisti di tutti. Nel rapporto Ipsos sui pericoli della percezione siamo sempre tra gli ultimi per quanto riguarda l'opinione che abbiamo sul mondo, ma siamo anche più ignoranti su come stiano effettivamente le cose, che in realtà sono in costante miglioramento. La nostra percezione della realtà è distorta a causa di almeno tre fenomeni cognitivi: la retrospettiva rosea, cioè la tendenza a giudicare il passato attraverso le lenti colorate della nostalgia. Si stava meglio quando si stava peggio. Invece no, prima si stava male, ma facciamo fatica ad apprezzare il cambiamento a causa dell'adattamento edonico, che è la tendenza ad abituarsi alle comodità. Infatti diamo per scontati internet, luce, acqua calda, lavatrici, frigoriferi, supermercati, scuole, ospedali, strade, democrazia, diritti umani. Infine siamo condizionati dall'euristica della disponibilità, cioè un bias cognitivo che ci fa valutare il mondo solo in base agli esempi più accessibili. E in effetti, se ci basiamo soltanto sulle notizie catastrofiste che leggiamo costantemente, la preoccupazione può sembrare legittima. Per dire, nel 2019 gli argomenti principali delle news erano guerra, terrorismo, omicidi, nonostante complessivamente causino meno dell'1% dei morti. Poi è arrivato il Covid e ora si parla solo di quello, ma vabbè. Maledetti giornalisti. Prima di infamare i media però, consideriamo un paio di robe. Prima di tutto il nostro cervello è programmato per prestare più attenzione agli eventi negativi e siamo noi che generiamo più traffico verso questo genere di contenuto. Di conseguenza è l'offerta che segue la domanda. Poi la guerra per la nostra attenzione genera un circolo vizioso di sensazionalismo, con il risultato di generare solo brutte notizie. Ma ci sono anche le buone notizie. Questo video vuole essere un antidoto allo sconforto generalizzato, perché la sfiducia nel progresso è demotivante. Invece serve l'entusiasmo per costruire un futuro sempre migliore. Quindi alleniamo la gratitudine e celebriamo un po' le robe belle che abbiamo conquistato. Ve le elenco nel prossimo blocco. Partiamo dalla salute. L'aspettativa di vita non solo è aumentata in tutto il mondo, ma continua ad aumentare di 3 mesi ogni anno. Oggi nei paesi più poveri si vive più a lungo di quanto si vivesse nei paesi più ricchi nel secolo scorso. L'Italia non è un'eccezione. Considerate che nel 1940, quando l'età pensionistica era di 60 anni, l'aspettativa di vita era di 57 anni. Quindi era normale morire prima della pensione. Da allora la longevità si è allungata di tanti anni quanto l'età media di chi segue questo canale. Riformulo. Se hai 25 anni, tutta la tua vita equivale al tempo guadagnato dall'italiano medio rispetto ai tempi di tuo nonno. Si muore meno di malaria, HIV, cancro, ma anche a causa di incidenti stradali, sul lavoro, disastri naturali. La lista è lunghissima. Anche la mortalità infantile è diminuita, ma non di poco. Prima un quarto dei bambini non festeggiava il primo anno di età. La metà non superava i 15 anni. Molto di questo progresso è avvenuto negli ultimi decenni, grazie anche alla diffusione dei tanto vituperati vaccini, la cui copertura ha raggiunto oltre l'80% dei bambini di tutto il mondo. L'accesso e la qualità delle cure mediche sono cresciuti ovunque. Anche l'Italia è andata avanti e rimaniamo tra i primi posti nel mondo, anche se naturalmente ci sono sempre margini di miglioramento. I progressi della medicina sono fondamentali, ma prevenire è sempre meglio che curare. E i motivi di questo miglioramento sono ascrivibili anche all'avanzamento tecnologico, che ha reso auto, palazzi, infrastrutture sempre più sicure. Poi ci sono leggi più severe, cioè tutte quelle limitazioni alla nostra libertà che contribuiscono in realtà a salvare milioni di vite. Inoltre uno stile di vita sempre più sano, meno alcol, tabacco, esercizio fisico che va sempre più di moda. Ma se c'è la gente che muore di fame? Nonostante siano sempre troppi, gli affamati sono relativamente pochi. Paradossalmente, la denutrizione è ormai un problema minore rispetto all'obesità. In pochi decenni la percentuale di popolazione denutrita è scesa al 10%. Questo anche grazie alla rivoluzione verde, che ha permesso di soddisfare le crescenti richieste alimentari e ridurre le carenze nutrizionali. Questa innovazione consiste di due aspetti: il miglioramento genetico delle colture, che ha reso i raccolti più produttivi, più resistenti, più nutrienti,
efficienti, più rapidi nella crescita e tecniche agricole più performanti, attraverso l'uso di macchinari specializzati, automazione, fertilizzanti, fitofarmaci. L'evoluzione è stata così notevole che con le attuali tecnologie produciamo già il cibo sufficiente a nutrire 10 miliardi di persone. Eppure la fame nel mondo non è ancora completamente debellata, anche perché circa un terzo del cibo prodotto viene sprecato in diversi punti della filiera, all'origine, nel trasporto, ai supermercati e anche a casa. Quindi il problema alimentare non è una questione di risorse limitate, ma di consumo consapevole, distribuzione e diseguaglianza. Il problema della diseguaglianza è naturalmente molto sentito, visto che solitamente tendiamo a confrontare le nostre condizioni con quelle degli altri. Come ci mostra questa scimmia, inizialmente perfettamente soddisfatta di ricevere un cetriolo come ricompensa per la restituzione di un sasso. Ma cosa succede se l'altra scimmia viene invece premiata con un chicco d'uva, un compenso ben più ghiotto per lo stesso compito? The other one sees that. So he gives a rock to us now, gets again cucumber. Questa frustrazione è causata dall'ingiustizia percepita, emozione che non è molto diversa da quello sdegno che ci anima quando scopriamo quanto la ricchezza sia concentrata nelle mani di pochi. La questione però è un po' articolata, perché se è vero che i ricchi sono sempre più ricchi, questo non significa necessariamente che i poveri siano sempre più poveri. Il divario che aumenta dipende dal fatto che i ricchi si arricchiscono più velocemente, per una serie di motivi che adesso non ho tempo di approfondire, ma che tendono ad allargare il gap in modo sproporzionato, rendendo un cetriolo, che comunque è meglio di niente, una magra consolazione se paragonata alla situazione di chi nuota nell'uva. In realtà non solo la ricchezza globale è aumentata, ma anche quella dei paesi in via di sviluppo, che hanno vissuto una crescita incredibile negli ultimi decenni. Nel 1950 oltre il 60% del mondo viveva al di sotto della soglia di povertà. Oggi sono meno del 10%. I giornali avrebbero potuto scrivere che oltre 100.000 persone sono uscite dalla povertà, e negli ultimi 25 anni l'avrebbero potuto scrivere ogni giorno, e invece parlano di guerra e violenza, senza menzionare che sono in costante diminuzione. Vengono mostrati i numeri senza contestualizzarli. Eppure i femminicidi sono sempre meno, così come gli omicidi. La gente ha sempre più paura nonostante il mondo sia sempre più sicuro. Il nostro periodo viene chiamato lunga pace dagli accademici. Infatti i conflitti armati sono in diminuzione, così come i genocidi, e la democrazia sta arrivando in tutto il mondo. Questo non vuol dire che tutto è perfetto, ma che la tendenza è verso un mondo migliore. Che poi va bene protestare per le ingiustizie, ma dobbiamo anche ammettere che gli standard si sono alzati. L'indignazione recente scaturita dalla violenza esercitata nei confronti dei ragazzi che si baciavano non testimonia l'imbarbarimento di una società sempre più intollerante, quanto piuttosto una cresciuta sensibilità dell'opinione pubblica. Può sembrare incredibile che mentre in Occidente stiamo dibattendo sul fenomeno del catcalling, in Arabia Saudita le donne venga impedita la guida. Ma dobbiamo ricordare che determinati atteggiamenti che consideriamo retrogradi appartenevano anche a noi fino a 50 anni fa. Il suffragio universale è praticamente una novità, il delitto d'onore è una roba di 40 anni fa. Allargare i diritti è un processo graduale ma costante. Matrimoni gay, divorzio, aborto, libertà di espressione, abolizione della pena di morte, sono tutte conquiste che diamo per scontate, ma che sono frutto di una maturazione pubblica che ha richiesto secoli. Si dovrebbe parlare anche della scolarizzazione, del lavoro minorile, della schiavitù, di mille altre cose. Sono settimane che mi immergo nei grafici, ma tutti i numeri del mondo si riassumono in un semplice concetto: il mondo sta oggettivamente migliorando. Come sempre vi lascio in descrizione una densa linkografia a cui attingere, nonché la bibliografia alla quale mi sono ispirato. Ero partito da Factfulness, ma poi mi sono infognato in un tunnel di letteratura sull'argomento che mi ha ubriacato di dati, ma mi ha riempito di gratitudine e fiducia verso il futuro. Spero di aver contribuito a illuminare anche la vostra visione del futuro, visto che sta a noi decidere a che notizie prestare attenzione e cosa condividere. Ad esempio questo video. Mandatelo ai vostri amici pessimisti per riprogrammare la loro immagine del mondo, visto che è faticoso vivere nel terrore, nello sconforto. Invece dobbiamo allenare la gratitudine, e puoi manifestare la tua gratitudine mettendo like. In cambio ecco la foto di un gattino. Poi se decidi di sostenere su Patreon il mio progetto per rendere il mondo un posto migliore, ti potrei anche ringraziare in modo frivolo e brioso, come mi accingo a fare con gli altri ripasserotti. Questo nuovo rap è dedicato a Marco, un uomo angolato, un'altra freccia al mio arco. Ringrazio anche Alessio, una bella sorpresa, che da chi penserò mentre faccio una spesa. Poi arrivato Vander, che ringrazio, che saluto. Con questa canzone provo a dargli il benvenuto. Non posso, composto, scosso, percosso, scusate il cringe, vi ringrazio come posso. Il grande passerotti in continua espansione, e uno si merita una piccola menzione. Il misterioso anonimo, Davide, Luana, con così tanti nomi posso farci una collana. Basti se fai il travale, ma che perché sì, non vederò più fami, tutti quanti vi stimo così tanto, vi stimo più di prima. Inserisci qui una frase che faccia la rima. Imparerò bene. Imparerò bene. Imparerò bene. Imparerò bene.